Luigi Milozzi di Sport e Valori, comincia oggi ufficialmente l'avventura del premio Terrazzo d'Abruzzo sullo sport, riservato alle scuole di tutto l'Abruzzo, ma anche agli sportivi più meritevoli della nostra regione e di ambito nazionale. Sì, come hai detto tu, è riservato alle scuole di tutto l'Abruzzo, alle scuole superiori di tutto l'Abruzzo, un concorso sulla letteratura sportiva, sulla fotografia sportiva, a cui poi io e gli altri amici di Sport e Valori abbiamo agganciato una rassegna di letteratura sportiva e un concorso, un premio nazionale Terrazzo d'Abruzzo sullo sport, che sarà assegnato alle eccellenze dello sport italiano in quattro figure. Tre le sveleremo già oggi. Sono Stefano Raiola della Fortitudo Basket, allenatore della Fortitudo Basket, sono Antonio Tartaglia, olimpionico di Bob a 2, e uno sarà assegnato alla memoria del grande Paolo Rossi, alla moglie Federica Cappelletti, che sarà proprio a Guardia Grele il 9 luglio. Adesso le date non mi soffermo perché sono tante cose da dire, sarà proprio da noi a 9 luglio a presentare il suo libro. Il quarto lo sveleremo nei prossimi mesi, poi avremo i protagonisti dello sport abruzzese dell'annata sportiva, premi realizzati, il primo in ferro battuto dal maestro Raffaele Di Prinzio, il secondo da Stefania Santone in ceramica, e sarà assegnato, saranno 13 questi personaggi, due ve li svelo già oggi per i nostri ascoltatori, sono Rino De Laurentiis, che è il giocatore di basket attualmente al Givova Scafati di Guardia Grele, tra l'altro, perché tutto ciò si svolgerà a Guardia Grele, questo non l'abbiamo detto. Ringrazio il sindaco di Guardia Grele di ospitarci quest'estate. E il secondo sarà il giocatore dell'Ancona, Massimiliano Fagioli, Alessandro Fagioli, correggimi perché con tutti questi nomi oggi, e gli altri 10 saranno svelati nei prossimi mesi. Quindi appuntamento 7, 8, appuntamento 7, 8, 9 luglio a Guardia Grele, e nel frattempo va avanti il concorso con le scuole, le nostre visite alle scuole, grande successo in tutte e quattro le province d'Abruzzo.